È con grande piacere che vi presento una nuova opportunità di formazione sulle malattie neuromuscolari, in particolare sull'atrofia muscolare spinale, rivolta ai pediatri di famiglia. Il corso, che ha come titolo Atrofia muscolare spinale, dalla diagnosi alla presa in carico, il ruolo del pediatra di famiglia, della rete dei servizi e delle famiglie, prevede tre appuntamenti. Saranno appuntamenti in diretta web, il primo il 19 novembre, poi il 26 novembre e infine l'ultimo appuntamento il 3 dicembre. Il corso è accreditato ICM e permette ai pediatri che vi parteciperanno di conseguire 9 crediti formativi. Perché parlare di SMA? Sicuramente stiamo assistendo oggi a un nuovo scenario, uno scenario che sta cambiando la storia naturale della malattia, dove la ricerca porta non solo a nuove conoscenze, ma anche a nuovi trattamenti. Un momento quindi straordinario che cambia e può cambiare la prospettiva di vita di tanti bambini. Ecco perché anche il pediatra di famiglia, che è il primo punto di riferimento del bambino, della famiglia, soprattutto nei primi mesi di vita, nei primi anni di vita, assume un'importanza fondamentale nel processo, in quel processo che possiamo definire di osservazione longitudinale del neurosviluppo del bambino e quindi di accompagnamento della famiglia qualora si presenti la necessità di intraprendere un percorso di approfondimento diagnostico. Tutto ciò nell'ambito di un rinnovato senso di responsabilità che abbiamo come categoria e sostenuto dalla consapevolezza che in questo nuovo contesto diventa cruciale la precocità del riconoscimento dei segni e dei sintomi. Non solo, la conoscenza del network nazionale di riferimento, delle possibilità e delle opportunità che la famiglia può cogliere sono allo stesso modo decisive per garantire la migliore qualità di vita al piccolo e alla sua famiglia. In questo corso proponiamo tre tappe. Nel primo appuntamento approfondiremo il tema della diagnosi precoce e approfondiremo soprattutto il programma di screening neonatale che è già presente in alcune regioni. Verrà introdotto anche la rete dei centri clinici di riferimento. Il secondo appuntamento avrà come focus il ruolo del bilancio di salute. Il bilancio di salute come strumento, come occasione privilegiato per il percorso di osservazione longitudinale delle tappe di crescita del bambino e quindi il riconoscimento di quei segni e sintomi necessari per favorire una diagnosi precoce, che dovrà essere sviluppata attraverso strumenti di valutazione corretti finalizzati proprio alla definizione e condivisione del follow-up. Nel terzo appuntamento parleremo di presa in carico, andando ad approfondire i nuovi trattamenti di cura e di riabilitazione, per arrivare ad affrontare i temi che riguardano il ruolo delle famiglie e del paziente nel processo decisionale di cura, anche in una prospettiva sociale e di tutela dei diritti. Nei tre appuntamenti ci sarà spazio per presentare le domande ai relatori e agli esperti che saranno presenti. Come pediatri di famiglia sappiamo bene quanto sia importante che tutti gli attori implicati in un percorso di diagnosi e cura si conoscano e parlino la stessa lingua. Sappiamo anche che quando le famiglie ricevono una diagnosi così complessa inizia per loro un vero e proprio viaggio fatto di tante tappe. Tutti noi, insieme, pediatri, esperti di malattie neuromuscolari e rete sociale, grazie alle informazioni aggiornate e lavorando sempre in rete, possiamo accompagnarli in questo percorso garantendo il massimo del supporto e della qualità di vita. Possiamo infatti favorire un nuovo percorso e scrivere con loro un presente e un futuro sempre migliore. Buona partecipazione al corso.